Il canzoniere è fondamentalmente un romanzo lirico in versi, che in 366 componimenti, uno per ogni giorno di un anno bisestile, racconta la storia dell'amore del personaggio che dice io, cioè Francesco Petrarca, per una donna di nome Laura. Una storia che è scandita in due tempi, in vita e in morte di Laura. Una Laura che forse ricambia l'amore, ma non cede al desiderio della figura maschile. Laura muore, ma il poeta continua a celebrarla anche dopo la morte. È questa l'esile trama narrativa alla base del canzoniere, il cui tratto distintivo è il carattere frammentario, sia dal punto di vista strutturale che tematico. Sul piano strutturale siamo di fronte a 366 testi poetici autonomi, ognuno dei quali evoca un momento della tormentata vicenda amorosa al centro dell'opera. Ciascun componimento fa storia a sé ed è comprensibile anche a prescindere dalla trama complessiva. Sul piano tematico, il carattere frammentario investe principalmente l'io che rievoca l'amore per una donna bellissima ma sfuggente, per ricomporre i pezzi di un'anima divisa, la sua, e lacerata da aspirazioni e tensioni contrastanti. Tuttavia il canzoniere non è soltanto la storia in versi di un uomo, di Francesco Petrarca, innamorato di una donna chiamata Laura, perché, come per la Vita Nova e per la Divina Commedia, la vicenda assume un carattere esemplare e universale. Quella di Petrarca è la storia di un soggetto che è vittima di una passione dal suo punto di vista peccaminosa e irrazionale, ma che poi si risolve in una liberazione.